Allora, questo è un video di spiegazione per quanto riguarda il funzionamento di una pompa airless a membrana. Innanzitutto bisogna descrivere le componenti principali. Qui abbiamo tubo di aspirazione che è collegato alla valvola di aspirazione. Questo è il tubo di ricircolo collegato al rubinetto di ricircolo. Questo è il regolatore di pressione. Sotto questo esagono che vediamo qua, qui c'è la valvola di ritegno o compressione. Questo è il gruppo manometro, al quale gruppo manometro va aggiunto eventualmente anche un compensatore. Questo è il tubo di mandata, questa è la pistola base ugello ed ugello autopulente, che poi spiegheremo. Ok, questo è l'interruttore. Si accende qui l'interruttore. Ecco, accendiamo. La prima cosa che noi dobbiamo fare, cosa molto importante, è accertarci che il rubinetto di ricircolo sia aperto, quindi nella stessa direzione della lunghezza del tubo. Oh, il manometro indica zero, ovviamente, perché non c'è pressione nella macchina. Noi in senso orario diamo pressione e vediamo che piano piano il tubo di aspirazione pesca il prodotto e spurga l'aria. Quando esce il prodotto, in questo caso acqua, dal ricircolo, significa che non c'è più aria all'interno del circuito. Ok, a questo punto possiamo togliere tutta la pressione, quindi in senso antiorario. Quando vediamo che non esce più prodotto, e qui si sente anche dal rumore della macchina, che non esce più prodotto, abbiamo chiuso. Che cosa facciamo? Chiudiamo il rubinetto di ricircolo, ridiamo pressione. A questo punto il prodotto non esce più da qui, ma esce dalla mandata, e si vedrà che aumenterà anche la pressione indicata dal manometro. Ecco, siamo 100 bar. Ecco, ci attestiamo interni 135-140 bar. A questo punto possiamo lavorare. Ok, questo si chiama ugello autopulente, nel senso che se si intasa si gira con la punta rivolta verso l'operatore. Abbiamo girato, diamo un colpetto, si è pulito, rimettiamo in posizione e continuiamo a lavorare. Oh, a questo punto che cosa abbiamo fatto? Abbiamo finito di lavorare. La prima cosa da fare, ovviamente, è togliere tutta la pressione. Togliamo la pressione muovendo il regolatore in direzione antioraria. Però noi qui vediamo che è rimasta della pressione nella macchina indicata dal manometro. Perché? Perché è all'interno del tubo, sta da qui in avanti. Che cosa facciamo? Carichiamo la pistola e vediamo che la pressione è andata a zero. A questo punto possiamo fare il lavaggio. Come si fa? Per il lavaggio serve un secchio d'acqua pulita, in questo caso ce l'abbiamo perché serviva per simulare il prodotto, e un secchio dove poi andrà l'acqua sporca. Acqua, oppure in ogni caso la base del prodotto, perché se il prodotto è a base acqua il lavaggio si fa con l'acqua, se il prodotto è a base solvente il lavaggio si fa col solvente. Ok, a questo punto, ecco, visto che la pressione è zero, possiamo aprire il rubinetto di ricircolo. Il rubinetto di ricircolo non va mai, e dico mai, aperto se la pressione non è a zero sul manometro. Ricordate bene questa cosa: mai aprire il rubinetto di ricircolo, questo qui, se la pressione sul manometro non indica zero. Ok, a questo punto che cosa facciamo? Peschiamo prodotto pulito e spurghiamo prodotto sporco. Come vedete, qui esce,
quando dal tubo di ricircolo esce acqua pulita o solvente pulito, la macchina è pulita internamente, però c'è ancora da pulire il tubo. Quindi per pulire il tubo richiudiamo, ridiamo pressione. Una volta che la macchina è in pressione, spruzziamo fin quando non esce acqua pulita o solvente pulito. Una volta che esce acqua o solvente pulita, ridogliamo la pressione, riscarichiamo la pistola. Quando è tutto scarico, facciamo sempre la vecchia cosa. Adesso è tutto pulito, sia il circuito interno sia il tubo. Togliamo dal secchio il pescante, il tubo di aspirazione, in modo che pesca aria e spurga il prodotto, l'acqua in questo caso. Diamo pressione, ok. A questo punto la macchina è stata svuotata, pulita, rimettiamo la pressione a zero e spegniamo. Si raccomanda, per periodi di inutilizzo prolungato, di fare un piccolo ricircolo con magari del gasolio per lasciarla oliata, in modo tale che la macchina riparta bene senza problemi per l'utilizzo successivo. Un'altra piccola indicazione: in caso di inutilizzo prolungato, con una 17, prima di rimetterla in moto, con una 17 svitare questo esagono col motore acceso, svitare piano piano finché non scopre la filettatura e non lascia spurgare due goccine d'olio, perché avendo spurgato le goccine d'olio significa che ha eliminato un'eventuale bolla d'aria che a causa dell'inutilizzo prolungato si era creata internamente. Ecco, tutto questo è quello che c'è da sapere sull'utilizzo di queste macchine.